Allora, eccoci ragazzi, vi avevo preannunciato questa cosa che giustamente la nostra regia prontamente ha subito messo nel nostro titolo nuovo, vale a dire Mourinho provoca l'Inter, non sapevo Lukaku fosse così importante, importante, e abbiamo anche la clip, vero Paolo? Sì, 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 intanto scusate, credo ci sia il 5-0 della Fiorentina, mi sono girato sul replay, sì, c'è il 5-0 della... della Fiorentina, forse Martinez quarto, quest'anno si sta riscoprendo praticamente attaccante in un ruolo davvero particolare, quello che gli ha cucito addosso Italiano. Martinez quarto è un difensore ma con licenza di attaccare e praticamente quasi ogni partita rischia di andare in gol, in questo frangente lo segna, quindi 5-0 Fiorentina. Dicevamo, Mourinho che provoca un po' il mondo Inter, Mourinho che non sarà in panchina Inter-Roma. Ora Michele ci racconterà che l'ha fatto per scaramanzia, ma in verità... No. Esatto, infatti avevo un dato! No, in questi giorni hai detto si è fatto squalificare per scaramanzia perché la volta scorsa non c'era. Mi hanno detto in studio, dice, che è così geniale. Io ho detto, sì, sì, un genio. Quando Mourinho con l'Inter, quando Mourinho non era presente. L'anno scorso. Sì, certo, però se Mourinho dovesse fare così non giocherebbe nessuna partita perché... Poi lui è un valore aggiunto, voglio dire, in campo. Poi tra l'altro c'è un aneddoto su Mourinho squalificato. Oggi è squalificato, sempre. Perché... Poi ne parliamo. Idea mia, artatamente, lui non voleva essere in panchina contro l'Inter e i suoi ex tifosi, secondo me. Anche perché probabilmente avrebbe reagito male all'accoglienza che spetterà Lukaku, ci ha già fatto capire di essere in controtendenza con l'idea dei tifosi nerazzurri in questa clip, quando gli si chiede cosa ne pensa appunto dell'accoglienza che spetta il Belga. Non sapevo che Lukaku era così importante a Milano, non lo sapevo, perché quello che Romelu ha fatto a Milano, nel senso di vincere un scudetto, penso due coppe, una coppa, una supercoppa, lo hanno fatto 200 giocatori nella storia dell'Inter, non pensavo che era così importante per loro. E dopo è interessante da vedere, perché Lukaku andare dall'Inter alla Roma per aiutare il suo mister è un dramma, però Çalhanoğlu andare del Milan all'Inter è una meraviglia. E qualche anno fa Cannavaro andare dall'Inter alla Juve, no problem. Vieri dell'Inter al Milan, no problem. Lukaku dell'Inter alla Roma è diventata una cosa che secondo me mi spaventa, perché non pensavo che Romelu significherebbe tanto nel cuore di una società con la storia dell'Inter. Per me è una sorpresa. Allora ragazzi, qua dobbiamo un attimo andare con calma, coi piedi di piombo, perché ci sono veramente tantissimi spunti da cui ripartire dalle dichiarazioni di Mourinho. Io vedo sogghignare sotto i baffi Michele Borrelli, perché comunque, Michele, vuoi non vuoi, Mourinho lancia questa frecciatina nei confronti dell'Inter. Che poi gli interisti siano arrabbiati non perché Lukaku sia andato alla Roma, ma perché Lukaku sia andato per la seconda volta via dall'Inter, è un'altra storia. Con calma. Lui gioca per vincere le partite anche quando non si sta giocando la partita. Questo è Mourinho, è da sempre Mourinho, è sempre stato Mourinho. Qui mente sapendo di mentire. A parte che Cannavaro, quando veniva a San Siro, non è che lo accoglievano con i fiori. Mamma mia. Ecco, appunto. Oppure Çalhanoğlu al Milan non accolto con i fiori. Però adesso, al di là di altri paragoni, come dicevi tu, non è che l'interista ce l'ha con Lukaku, perché anzi, meglio la Roma anziché la Juventus. Che la Juventus o il Milan, perché a un certo punto no, sembrava. Quindi è tutto quello che è successo, che lui non può far finta di non sapere, e cioè... vogliamo dirne solo qualcuna? Non ha risposto ai compagni? Ha fatto perdere un mese di tempo per la strategia? Ha mandato i video? Ha detto che un giorno racconterà la sua verità. No, questo è recente, io parlo di quello che è successo prima. Tempi di mercato. Lui addirittura dopo la finale ha detto ma noi adesso ci riprenderemo la finale, l'anno prossimo vinceremo. Anche la ma prima questo volta, non è avvenuto, esatto, esatto, e questo è il punto.
dopo essere stato perdonato per aver fatto cosa? Essere arrivato a fine luglio a Milano, ah, quest'anno col nuovo allenatore lo conosco, me ne ha parlato anche mio fratello, la Lazio è bravissimo, vinceremo, il giorno dopo all'aeroporto, senza salutare, sì. Salvo poi il 31 dicembre fare un'intervista che ha fatto arrabbiare il Chelsea, che l'ha multato, dicendo chiedo scuse ai tifosi, non, uno non se ne può andare così, ho sbagliato, ma farò di tutto per tornare. E poi è tornato. Dopo, quando è tornato, ovviamente abbiamo visto che ci è rimasto male. Nel ma giro... Mourinho che ti provoca, ho capito. Questo è ma il racconto di Lukaku. No, ho capito, ma lui la sa la storia di Lukaku, però in questo caso deve provare a portare meno pressione al suo giocatore. E a che cosa dice agli interisti? Dice, ma voi lo amate così tanto da arrabbiarvi, e quindi vuole provocare pensa... nell'interista... Che lo sminuisci? Vuole provocare nell'interista l'indifferenza, perché non vuole pensa, che invece ci sia quel clima e di... E pensa da persona intelligente, come lo definisci... Intelligente. E pensa di riuscire in questa operazione, che ma con io so le sue... che tanti interisti dicono l'indifferenza sarebbe la cosa migliore, pensiamo alla partita, però capisco... Ma ti ha provocato, quindi? Cioè, tu ti sei sentito ferito da queste parole? Ma questo... Ti sei sentito tirato in ma causa? Ma è il suo mestiere... Colpito dalla sbocca di... Solo che però sempre. I fischietti e la protesta con i fischietti, secondo me invece è una cosa intelligente, perché in canale, in una forma civile, una protesta che abbiamo visto l'anno scorso cosa è successo con altre squadre, altri tifosi, Juventus-Inter, perché poi si fa presto a passare dalla parte del torto, a essere squalificati, a chiudere i settori, quindi fin quando sono fischietti e fischi, secondo me è una protesta civile ed è... comprensibilissima per quello che ha fatto, ripeto, Lukaku. Lukaku ancora oggi dice un giorno vi dirò, ma un giorno, se c'hai qualcosa da dire dilla. Allora, che sia una strategia di Mourinho, Paolo, questo ormai la sappiamo. Ma scusa Vittoria, l'ultima cosa, ha detto una frase grave. Su questo tema oramai Borrelli è incontenibile. No, perché ha detto Paolo, un blocco di pubblicità. Non so se ti sei perso, no. Non so se ti sei perso. Non so Paolo se ti sei perso una frase, secondo me, di Lukaku pesantissima. Che ha detto che per quello che era successo nei giorni prima della finale non era, aveva un po' la testa annebbiata. Allora tu non giochi una finale di Champions League. È una cosa gravissima. Sì, quando ma dici... è tutta dietrologia questo. Oramai infatti, è tutta roba passata. La provocazione, il voglio concetto, sapere questa provocazione di Mourinho. Il concetto che da un lato è il bello del calcio, la passione dei tifosi viscerale. Certo. Però secondo me è un po' un atteggiamento. Adesso lo dico dell'Inter su Lukaku, lo posso dire dei milanisti per Donnarumma, eccetera. Però è un atteggiamento molto provinciale, cioè molto provinciale, perché cioè, i giocatori sono di una squadra, sono dei tifosi, fra virgolette, fino a quando sono tesserati, ma sono dei super professionisti. Uno può fare le scelte di vita che vuole. Ma hai ragione, è il modo, non il fatto che sia andato via. Bastava dirlo, è finita la finale. Scusami. Dici, ragazzi, io con Inzaghi non me l'aspettavo. Ormai la stagione è finita, io pensavo di essere finale. Ho parlato 20 secondi, ma hai interrotto subito. No, ma perché allora, tu stai dicendo una cosa che è oggettiva, hai ragione. Per me, ma il modo. Ma mica è quello il punto. Ascolta, il modo. Se fai il Mourinho, fai. Il modo, il tifoso, lo troverà sempre per darsi una giustificazione. Ma non è vero. Ma è andato via Onana, l'hanno applaudito tutti che è andato via. Facciamo il tifo adesso. Soprattutto dopo la prima parte di campionato. C'è il modo. I milanisti su Donnarumma c'hanno il modo. Ma perché se hanno fatto se ne sono ma ho capito, ma il modo, ma a volte noi non sappiamo delle cose. Comunque gli interlocutori, cioè dall'altra parte, da una parte è un giocatore e dall'altra è una società, un club che non sono delle associazioni di misericordia, certo. O delle robe caritatevoli. Quando hanno i loro interessi, scaricano i giocatori, li prendono in giro. Dicono una cosa, fanno l'altra, cioè questo, per farti questa un esempio. È verità, questa cioè, è quindi è non ci vuole niente, cioè ti faccio un esempio e parlo della terza squadra, tu hai detto Inter Milan, cioè la Juve con Dybala poi avrà fatto pure bene, ma come si è comportata? Avevano l'accordo per firmare e dopo gli hanno fatto una pernacchia, ma quindi non ma ci gli vuole, perché i juventini fischiano Dybala? No. Ma non c'entra, ma voglio non dire c'entra. Ma il modo non c'entra, comunque non c'entra. Rientra sempre in dinamiche professionali molto esasperate perché ballano tanti soldi. Prendere in giro calcio. Il sentimento dei tifosi, che è quello che mantiene il carrozzone, è una cosa che dopo comporta delle conseguenze. Su questo, gli abbonamenti, do ragione. Allora, ragione. Ma io ho detto che è la parte goliardica, viscerale del tifo, ma sentimentale e romantica, però non mi fai cambiare idea
che secondo me nel 2023, di fronte all'iperprofessionismo, alla globalizzazione, alla Saudi Pro League, sì, eccetera, anche, eccetera, cioè l'ultima sia volta che mi hai detto mi fai cambiare idea sulla fase offensiva del Milan, che era nettamente meglio di quella dell'Inter. No, poi ci fermiamo per la pubblicità, me, ragazzi. No, sì. Perché qui è una roba statica, il Milan lo devo vedere in pratica, qui sta giudicando una cosa che comunque è andata. Per me è un atteggiamento molto provinciale. E quello di Lukaku, che atteggiamento è, come lo definisci? Riparto da Ezio Morino e poi sentiamo anche Marco Baraldi. Attenzione, cambia nuovamente il risultato della Fiorentina, ragazzi. Che Fiorentina! Sì, davvero una grande partita, avversario non irresistibile, evidentemente. 6-0 della Fiorentina, Maxim Lopez segna per i Viola, quindi doppietta di Beltrani, Iconé, Sottil, Martinez quarta e Maxim Lopez contro il Kukarinski. Squadra serba non trascendentale. Veramente una partita che riconcilia con il gioco del calcio. Sei 3-0. Allora, sei finito di 6-0, voglio vedere 6-0. Ma che cosa farmi? Cioè, se una squadra ne merita 6. Comunque prende fiducia, Ezio. Aspetta, non mi sono dimenticata che devo ripartire da te, ma comunque la Fiorentina, Paolo? No, dicevo, la Fiorentina, al di là del valore dell'avversario, comunque è una squadra che va seguita con simpatia, gioca bene, fa un buon calcio. Tantissima simpatia. Secondo me ha un limite nella continuità, perché lo stop... con l'Empoli dell'ultima di campionato non era prevedibile, no? Avrebbe potuto, tra l'altro, a voi che piacciono i numeri e le posizioni, io guardo più il gioco e lo sviluppo, agganciare la Juve al terzo posto. Sì, tra l'altro. E poi è però una squadra che va seguita, perché fa un buon tipo di calcio italiano. Sì, sì. Allora, torniamo però a parlare di questa Le parole di Paolo sono belle, sono... Quasi come quando Borrelli ci racconta il mulino bianco dell'Inter, che va, cosa detto, vogliamoci che non ti, bene. Che non ti cioè, convince. Io dico solo una cosa. Cioè, a te non convince questa discorso, cosa di Borrelli. Sul discorso di Lukaku gli do, lo appoggio al 100%. Ma Mourinho ha fatto comunque breccia nei tifosi. No, ma Mourinho mi ha stufato. Oh, no. Ma io cosa ho detto è un provocatore. Mourinho prima, durante, dopo la partita. Beh, ha basato la sua carriera su questa tipologia di comunicazione, però su Lukaku, da tifoso, il tifoso interista ha tutte le ragioni. Cioè, sentire Paolo che dice: ah, ma è un atteggiamento molto provinciale, allora tutto il tifo è provinciale, perché c'è sempre il tifo pro e c'è sempre stato il tifo contro, che non il tifo sia becero, pro è un po' meno provinciale del tifo contro, però. Però è meno provinciale di quello contro. Tu mi insegni ed esiste il tifo pro campanilismo. Ma Figo, Real Madrid, Barcellona sono provinciali con la testa di maiale. Guarda che adesso è tutto il mondo così. Paolo, ma tu no, sai che il provinciale prossimo non sabato, intende che è legato alla piazza o lo intende in senso lato. Certo, più scusatemi, dico... il prossimo sabato al Maracanã di Rio de Janeiro c'è il Boca Junior in finale di Coppa Libertadores con il Fluminense. Sì. C'è la città in assetto di guerra. Questo non va bene. È una bella roba. No, assolutamente. Però è il tifo, non questo. Io, non puoi io dirmi preferisco... è provinciale. Cioè, io fossi tifoso... No, cioè, ti spiego, carità, Ezio. Mi vengono i brividi. Fai cambiare idea, fossi tifoso gusto... dell'Inter. Sì, ho capito, tu difendi andrei un po' col fischietto. L'anima del tifoso. Ma io invece, come mio gusto personale, preferisco... il tifo degli sport, per farci capire, americani o il tennis. Cioè io sono per il tifo o altri sport, cioè il tifo per, mai tifo contro, è questione di cultura del sportiva. Del tennis ne ho visti di tennisti poi, fischiati, ma vabbè, adesso non entriamo nello specifico. È tifo! Sì, ma non facciamo, diverso. Però non facciamo supercazzoli, nel tennis di solito, allora, del tennis di solito, ok, magari fischi, ma mediamente c'è un'altra cultura. Il problema, cioè, non Paolo, è che nel tennis di solito, quando va bene, non voglio ci fare ci sono mille persone allo stadio. A te piace quella roba lì. A me piacerebbe vedere un po' più di cultura sportiva. Cioè, a te piace, Paolo, quelli lì che vanno tipo allo stadio, che poi no, vado a prendere qualcosa da mangiare, poi quanto stanno? No, hanno c'era segnato, via di mezzo. Aspetta, beh, c'era via di mezzo. Gli sport americani fanno il... Allora, posso dire una cosa? Faccio un aneddoto. Il calcio è passione, la cultura latina nostra. Allora, Michele, posso così? Che non sono ancora intervenuto. Allora, da un lato c'è il sentimento romantico, storico del calcio, e quindi il tifoso viene leso, Marco, dal comportamento narrato di Lukaku. Perché ragazzi, cioè, lui dice un giorno, non l'ha detto ancora un giorno, noi ci narra la parte societaria quello che è successo. No, societari, i giocatori, i suoi amici hanno detto non ci ha risposto al telefono. Giocatori, suoi amici
Beh, ma tu puoi anche non rispondere. Rock Nation, Rock okay. Nation l'ha lasciato, come mai? L'agenzia che ha favorito la rivalità. Allora, dai, ragazzi. Io finché non sento la doppia versione, eppure recidivo. La persona è innocente fino a prova contraria, ok? Ma poi scusa, detto questo, perché uno deve fare il moralizzatore? Perché tu devi dare un giudizio morale sui comportamenti di Lukaku? Ma che moralizzatore? Magari. Ma comunque non perché può il tifo in giro la gente. Non puoi prendere in giro per due volte, secondo la gente in quella maniera lì. Per due volte. Sai quando prendi in giro la gente? Sai quando prendi in giro la gente da giocatore? Volte. Quando vai, perché io ho sentito anche tuoi idoli che hanno condiviso con me lo spogliatoio, che nel momento in cui li chiamava il Real Madrid, a me che cacchio me ne frega, cioè di andare, di restare qua, è diventato... Adesso vabbè, diventa troppo facile. Ma è il signor Mourinho. No, Mourinho. Ma Mourinho l'ha frega. Detto pure. No, è un altro. Che sostanzialmente dice: se mi chiama il Real Madrid, vado al Real Madrid, poi non è andato perché il Real Madrid non l'ha voluto e sostanzialmente è rimasto lì. Quindi cioè, ti dico: è diventata una vostra bandiera e ancora in società. Cioè, quindi ti dico: l'amore che si prova, che voi vedete, che voi vedete di fronte a determinate dinamiche che si vanno a instaurare. L'offerta del Real Madrid. Applauso, hai capito? Fuori dall'ipocrisia, alle 22:53 Real Madrid. Ha anche avuta, dico, l'offerta del Real Madrid, no? Che poi non l'ha voluto. No, e spariamo questo avuta... nome, ragazzi. Vabbè, comunque stavo parlando di lui. Tu hai capito di chi stiamo parlando. Vabbè, ma okay. Rendiamolo detto parecchio. Questo, mettiamo in dubbio pure... No, non metto in dubbio niente. Io dico che sono dinamiche che in determinati momenti della stagione si possono andare a creare, che delle quali noi non siamo a conoscenza, e se crediamo che il giocatore, nel momento in cui bacia la maglia, che spesso, ripeto, è un gesto che fa comodo per accapararsi i tifosi, è lì che il tifoso sceglie di farsi prendere in giro. Non è il giocatore che lo fa, perché il giocatore lo fa per vivere tranquillo, per portarsi dalla propria parte, è un po' paragnosta, diciamo così, un po' paraculo, ok? Marco, nel momento in cui il tifoso... Ma si instaura anche un rapporto con la tifoseria, non è che solo tu sei un giocatore. Allora, si instaura per i risultati, Marco, che fa in campo. Stava giocando l'anno scorso, ha parlato con i tifosi, hanno detto va bene, mettiamo la pietra sopra, proprio adesso che tu sei fermo per infortunio. Marco, per farci capire che tipo è, al terzo gradino della scaletta dell'aereo si è girato verso i tifosi della Roma battendosi sì, sul sì cuore. Io ragazzi ho visto gente che a ogni squadra che andava faceva così, sceglie di prendere, è un ambiente che va così. Allora il problema del calcio è un ambiente, ti prendi i fischi quando vieni. Il problema del calcio è che Paolo, che vuoi l'applauso, Agassi, per questo comportamento, visto che parliamo di tennis, no, l'applauso, visto che abbiamo parlato di tennis, Agassi nel proprio libro scrive avrei voluto che di tennis non ne capisse nessuno, e io spesso l'ho ripetuto, il calcio è troppo, nel bene e nel male, è troppo uno sport popolare, quindi non ci possiamo aspettare che la cultura sportiva rispecchia, calcio, è anche il bello, tra virgolette, certo. Perché io quando sono andato a vedere il Chelsea allo Stamford Bridge, sembrava un salottino, tutto bello, ma quel calore ma mi non mancava è calcio, un po'. Sì, però anche i tifosi del Chelsea hanno fatto arrabbiare il signore qui in questione, anche i tifosi del Chelsea, perché è andato lì, ma secondo, allora, voi che dite che uno deve essere professionista, ha preso la multa, vi sembra normale che uno a Natale, dopo che è stato pagato 113 milioni di euro, chiama Sky Italia, fa l'intervista dicendo chiedo scusa ai tifosi dell'Inter, non vedo l'ora di tornare, cercherò di tornare. Ti sembra normale? E voi lì a pendere dalle sue labbra. Allora la colpa sta nell'interlocutore o di chi parla? La colpa sta nell'ascoltatore. L'altro giorno io ripetevo qua, siamo ad accusare i ragazzi che hanno giocato a scommesse. Stai dicendo che non scommesse. Si sa bene la storia, non la storia è molto argomento. Chiara. Marco dice, avreste dovuto accoglierlo la seconda volta. Il problema è innamorarsi così. Avete bisogno, probabilmente, come la massa ha bisogno di un leader, avete bisogno di identificarvi, di tifoso. Io sto parlando di una dinamica sociale, normale. Quando si va a contestare un giocatore, si dice, i giocatori dovrebbero essere portavoce di moralità, di un esempio per i più giovani. È vero, ma sono esseri umani. Cioè, quindi noi il problema, quando scegliamo che un giocatore debba essere un modello per gli altri, sbagliamo, perché parliamo di gente che ha dedicato la propria vita allo sport, che probabilmente è la terza media. Professionisti di più corretti. Non riesce a dare. Ma stiamo parlando di professionismo. Non, i giocatori in bandiera non esistono più. No. Però nemmeno che tu dici A e fai B ogni volta. Dai, ma lo so, ma il problema non è suo, tra virgolette. Non è un problema. Il problema non è suo, semmai di chi pende dalle labbra dei giocatori. Ma nessuno pende dalle labbra. Cioè, secondo me, anche questa vigilia con la Roma, cioè, conferma quello che dice lui. C'è sempre una modalità, un processo di idolatria verso i giocatori eccessiva, che poi porta
a questi innamoramenti eccessivi, a queste disillusioni eccessive. Cioè, io stavo, a me come gusto personale e come sono fatto io, tendo a non farmi coinvolgere da questi personaggi, da queste situazioni. Mi piace il calcio, lo vedo, cioè è equidistante, ma si può avere una cultura sportiva un po' migliore, un po' diversa? Si ma può. Ma io credo che in Italia nessuno più si affezioni ai giocatori. Ma è anche bella questa cosa del calcio, ma no? Che tu hai un idolo che è Italia, che vai allo stadio per vedere così, lui, Paola, che ti compri la maglietta del tuo idolo. Il giornalista, cioè, parlo da giornalista. Sei un professionista, parli da giornalista. Ma non è il mio mestiere da oltre 30 anni, scusa. Allora Onana è andato via dall'Inter, ma posso parlare di altri esempi. Tonali è andato via dal Milan. È stato accolto. C'è la Noglu, raga. No, ragazzi. No, c'è la Noglu. No, diverso. No, Donali. Eh beh, però Milan-Inter. No, capito, ma c'è la Noglu, infatti, non è che lo hanno accolto con i fiori. Sto dicendo invece di quelli che hanno accolto con i fiori, che hanno applaudito, perché vuol dire che si può andar via anche lasciandosi bene, con il rispetto, spiegando tipo, la scelta. Tipo come ha fatto Bremer con il Torino. Con il Torino, come ha fatto Onana, come ha fatto Tonali, come hanno fatto tanti. Lukaku è stato bugiardo, ha fatto il doppio gioco, ha preso in giro i compagni, è stato mollato dall'agenzia che gli curava l'immagine. Questo è un fatto. Vabbè, non ma è il lascia tifoso. Perdere, ma sono tu soldi, che ne sai? Sono soldi, ma come che ne sai? Rock Nation ha detto non ti voglio più. Ma ho capito, ma tu che ne sai delle ragioni? Mi fai fare brutta figura. Ma tu che ne sai delle ragioni che ci sono dietro? Ma come che ne sai? E cosa facciamo? Non facciamo i giornalisti, non raccontiamo i fatti? Sì, ho capito, ma non puoi dare un giudizio morale se ma uno è stato mollato da Rock Nation. Ma che morale? Stiamo parlando di professionalità. Cioè, in questo ambiente, dai, il più pulito ha la rogna, quindi fare il mamma mia, il più pulito. Uno scommette ed è uguale a un altro che non scommette, no, uno si dopa è uguale a uno che non si dopa. Ma che c'entra? Adesso non mischiare le cose. Tu non stai, mischiamo, non mischiamo. Tu stai facendo, ragazzi. Non mischiamo, stai facendo. I giocatori sono tutti diversi. Dai, conclusione, Paolo, come facciamo a vedere le come dei risultati delle italiane? Tu stai facendo il tifoso dell'Inter. Non sto facendo il tifoso, sta demolendo, che sta demolendo il Lukaku persona, uomo. E non è così. Ma si è demolito da solo con i comportamenti. Dai, vediamo i risultati. Allora, partiamo da Roma, Slavia Praga, 2-0, gol entrambi nel primo tempo, dopo 20 minuti, pratica chiusa per gli uomini di Mourinho, prestazione convincente, Bove e Lukaku i marcatori, Lukaku ha lasciato il campo all'82esimo minuto, vediamo anche il girone, la classifica del girone della Roma che stacca quindi lo Slavia Praga, erano entrambe prime, Roma che va a 9 punti, Sheriff Servette credo sia finita 1-1, un secondo che vi do la sicurezza, sì è finita 1-1 tra Sheriff e Servette, quindi diciamo che sia lo Sheriff che la squadra svizzera a un punto non andranno sicuramente a prendere le prime due. Vediamo anche il girone della Fiorentina che ha vinto a Valanga contro la squadra serba del Kukaritski, mentre 0-0 tra Genk e Ferencvaros, quindi tre squadre a 5 punti, ultimi i serbi a 0. Per la Fiorentina in gol Beltran doppietta, Ikone Sottil, Martinez quarta e Maxim Lopez o Lopez. Ottimo, ti ringrazio Paolo per il recap e noi ci prendiamo 2 minuti. Vieni alla regia, attenzione, perché rientriamo con l'immensa gioia di Ezio Morina parlando proprio della Juventus. Juventus essere in un periodo molto Floreo. Florido. Aspetta, va bene, ci vediamo così, ragazzi. Che con i risultati di oggi che abbiamo appena commentato, attenzione, l'Italia scavalca di posizione la Spagna in quella famosa classifica di? Sì, del ranking. Siamo davanti a Germania, Inghilterra e Spagna, quindi tra le big siamo la prima. Terza, perché davanti ci sono ancora Turchia e Belgio, che hanno fatto tanti preliminari con le squadre, ma sono destinate poi a essere scavalcate. Però rispetto a Spagna, Inghilterra e Germania siamo davanti a tutte. Quindi in questo momento non è utopico pensare che l'Italia possa arrivare tra queste prime due fatidiche posizioni e quindi accaparrarsi il quinto posto Champions da mettere direttamente presto, in casa. È presto, con calma, però chi ben inizia. Però Fiorentina che vince. La chi ben inizia. Che bello quando era la Coppa dei Campioni e giocava la squadra che vinceva lo scudetto, rappresentava quel paese. L'hanno preso solo tu. Mamma mia. Anche quando andava Cavalli, l'anno prossimo il girone sarà a 36, si faranno 8 partite, ho visto il calendario perché hanno stabilito l'Eurolega di basket, si giocano 2 partite a gennaio anche, mamma quindi mia. Le ultime 2 del girone si giocano addirittura a gennaio, è impegnativa come l'Eurolega di basket, cioè il rapporto è lo stesso.
Diventi tutti anche mister tutti. Dell'Eurolega adesso. No, sono tifoso, poco, però, non quindi, okay. Quindi seguo. Lì sono tifoso, mi limito a non giudicare perché guardo e mi diverto. Molto bene, allora però entriamo in chiave Juventus e lo facciamo con te Paolo, perché abbiamo delle parole da leggere. Sì, leggiamo le parole di Gatti, perché si parla di scudetto, no? Juventus a -2 dall'Inter capolista, Juventus senza coppe, allora sono in tanti, in primis i tifosi della Juve a sognare l'obiettivo grosso. Dice Gatti, che ha appena rinnovato fino al 2028, voglio conquistare un trofeo, sono sicuro che torneremo a vincere, non so quando accadrà, se subito tra qualche anno, ma succederà. Un po' l'ho già sognato quel giorno, il giro per la città col pullman scoperto, quei tifosi che cantano e festeggiano insieme a noi, stiamo facendo il massimo per riuscirci il prima possibile. Questo Gatti. Beh, e forse dà anche quel respiro ulteriore, no? Questa Juventus, anche memory del fatto di quell'erroraccio di Gatti, che però non possiamo incriminare. Sì, vabbè, lei quella, io l'ho definita una partita tragicomica, perché abbiamo visto Francesco, Gatti, è successo di tutto, abbiamo preso 4 gol. E poi, come parlavamo proprio adesso con Michele, microfoni spenti, quando prendi in una partita 4 gol e tutte le altre e insieme ne prendi 2, vuol dire che quella era un caso, che non è così. Quindi, uno scivolone. Però adesso io capisco Gatti sulle ali dell'entusiasmo, firmato il contratto fino a pochi anni fa, giocava in promozione in Piemonte, quindi l'euforia del momento gli fa dire. Anche tu come che ti tiri fuori dalla lotta a scudetto, stai arrivando lì. No, non stai mi arrivando lì. Ma ho sempre detto una cosa, Marco, tu lo sai. Tu puoi vincere, e l'abbiamo già fatto lo scorso anno, 8 partite di fila, di cui 6 per 1-0, però poi alla fine non vai lontano, anche se sono consapevole del fatto che lo scorso anno la Juventus ha chiuso al terzo posto, ma con quanti punti? Con quei punti lì non vinci il campionato. Ma cosa c'entra Ezio l'anno scorso con quest'anno? Avete vissuto quest'anno c'entra? Te lo dico subito. È una Juve più giovane, più fresca, che ha meno cali atletici dello scorso anno, che non ha le coppe, che ha modificato l'assetto difensivo, che gioca un po' più vicino nei reparti, tant'è vero che comunque prima di farsi male Vlahovic e Chiesa avevano fatto 8 gol. Ecco. E voglio dire, si vedono delle cose diverse, non ha le coppe, che comunque è un'altra cosa, ha un dirigente capace come Giuntoli, che ha rasserenato l'ambiente, sta sostenendo Allegri, sta progettando, mette serenità. L'anno scorso non c'era nessuno, era una roba di autarchia totale. Poi gli sta non succedendo di tutto. Però, non si può fare una proiezione su quello che può succedere a fine campionato parlando dell'anno scorso, che era solo un gran casino. Dai, Ezio. Però, però volevo dirti questo, malgrado il gran casino, le siamo critiche al terzi, gioco, siamo arrivati punti. Invece cosa c'entra? Te lo dico cosa c'entra. Gatti. Perché se perché io Gatti guardo... non va bene il suo ottimismo? No, ben venga, ci mancherebbe. Però... obiettivamente, se io da tifoso juventino, che difenderei qualsiasi giocatore, difenderei qualsiasi cosa che faccia la Juventus, sono però costretto ad analizzare solo le ultime 3 partite. Ok. Non voglio tornare tanto indietro. Cioè, a Bergamo... Quindi Milan, Torino, Atalanta. A Bergamo una prestazione... 0-0 rischiando alla fine di perdere il gioco proprio non si è visto. A Torino il primo tempo è un po' sofferto, primo tempo brutto della Juventus, nel secondo tempo fortunatamente il portiere Milito, ha pensato bene di uscire 2 volte a far falle e abbiamo fatto 2 gol. Poi, Mili che aiutami Gatti. Sì, ma scusa Gatti, adesso con tutte le due l'ultima cose. Marco, sì. L'ultima posso dire che la Juventus ha fatto una bella prestazione a San Siro sabato? Ha portato perché a casa 3 punti. Con la Lazio non ha fatto una buona prestazione. Con la Lazio, allora, sì. Con la Lazio sì. A prendere l'unica. Beh, hai preso... A prendere l'unica. La sì, Juventus. Dai. Ah, 2 punti, giusto? Sì, dall'Inter. Dall'Inter. Dall'Inter, okay. Sì. Io dico sempre che ci sono vari modi e mezzi per arrivare a un risultato. Sì. Ok? La Juve col Milan ha fatto, nella sua ottica... perché ha un'ottica, magari noi reputiamo retrograda, probabilmente lo è, nel mio mood io non riuscirei mai
a far sì che una mia squadra perpetuasse così in quella modalità di gioco, ma sicuramente ha preso un tiro in porta, ha costretto l'espulsione e colpendo anche nei suoi punti deboli il Milan, perché comunque il Milan tanto sbilanciato in avanti, palla in profondità e con una formazione estremamente anche rimaneggiata, anche rimaneggiata, sta rivalutando figure come Ken, ok, sta facendo di la verità, anche il nazionale ha fatto discretamente bene, cioè quindi fondamentalmente è merito della squadra di club. Ha fatto tutto ciao. L'anno scorso, in una situazione folle, ha fatto tre punti. Ha fatto quest'anno, tutto ciao. Ken ha mangiato un gol da un metro dalla linea di porta. Ha fatto tutto ciao. È stato bravo anche lui, secondo me, e c'è anche paradossalmente un'idea tattica in quello, perché il Milan, come con l'Inter, soffre quando gioca contro 3-5-2 il passaggio in verticale fra il centrale e il terzino, ok? E quella è la situazione di gioco identica. La Juve non sarà mai una Juve spettacolare, non potremo mai arrivare al punto di pensare che sia quella che gioca fra le linee, che arriva, ma arriverà al punto in cui sarà la classifica a determinare il vostro sbilanciarvi. Perché fino a due settimane fa, cosa ho detto? Anch'io, ho detto a quello che conta è quello che andremo a leggere a fine maggio. Ma neanche a fine maggio, ma prima sarà, perché a dicembre, vi dico, a dicembre, a gennaio, se sei lì e sei a due punti, a un punto, o sei sopra, o sei a pari, non puoi tirarti fuori, ci devi credere. Io non sono d'accordo quando Paolo dice che quest'anno non sta succedendo niente nella Juve, sta succedendo di tutto, Paolo. Sta succedendo di tutto. Da Fagioli. No, nel senso della serenità. Ragazzi. No, ma dicevo che l'anno scorso, cioè voglio dire, attraversava... Ma non per colpa di qualcuno, perché comunque... A livello societario ha una serenità maggiore. C'era una lacuna, c'era. C'è una gerarchia più strutturata, c'è gente di calcio. Ma lo scorso anno parlava Calvo, adesso abbiamo Giuntoli. Ma dal giorno alla notte. È ovvio. Più tardi ti chiedo anche del mercato Juve, Paolo, tra l'altro. Più tardi ti chiedo anche del mercato Juve, lo dico anche ai nostri amici da casa, perché ci sono delle cose interessanti. Ecco, a proposito, c'è la Juventus. No, con calma dopo mercato. No, dopo, però dico, siamo alla fine di ottobre, il mercato è a gennaio, e adesso, anche dopo la pausa di novembre, ci saranno partite in successione. Certo. La Juventus. Però non giochi le coppe, ho capito che non gioca, ma infatti che non gioca le coppe è un punto. Abbiamo già perso due centrocampisti. Esatto. E io comunque dico, è vero, una Fiorentina Cagliari le prossime. Prima ho detto ragazzi, il Milan, Pioli si girava e non poteva pescare chissà tanto. Alla Juventus in panchina, allora a me Huijsen piace molto, stiamo parlando di 2005. Sì, sì. Stiamo proprio raschiando il fondo del barile. A centrocampo sono rimasti tre o quattro con McKennie che lo considerava esterno, adesso lo deve considerare mezzala perché sennò sono finiti. Danilo è rotto, Alessandro è rotto, poverini, sono infortunati, torneranno, li auguriamo presto, ma voglio dire che sono ai minimi termini. Ma gli se succede qualche sono altra dinamiche, cosa, non sai più. Gli infortuni sono dinamiche che capitano all'interno di una stagione. No, okay? Sono troppi, certo. E sono tanti. Vedi il Milan, lo dicevi prima. Come, sì, però quando anni, tu mi dici, quando paragoniamo la stagione scorso e non fa anno, le coppe, sono motivi extra calcistici che hanno portato al depauperamento della... Anche dell'assetto societario a una follia, perdonate il termine, ma della gestione da parte della giustizia sportiva, prima li dopo li tolgo, poi li... cioè ragazzi, sono cose che un allenatore non è... è stato anche bravo ad affrontarli, perché comunque sono dinamiche completamente che esulano dalla certo, quotidianità. Un infortunio, l'allenatore deve essere, nonostante la rosa possa essere ridotta ai minimi termini, attrezzato per supportarlo. Mm. Sì, ma in un lasso di tempo in cui dopo il problema di fondo viene risolto. Se invece continua così, nel senso che uno lo recupera e l'altro lo perde, uno lo recupera e l'altro lo perde, non ce la fai ad arrivare a maggio competitivo, deve succedere proprio, è come se camminassi sul filo. Ripeto, io mi aspettavo quest'anno la Juventus con molti meno problemi di infortuni, perché non ha la partita infrasettimanale spesso, che potesse avere quindi sempre quella fame di dimostrare che l'anno scorso non era colpa dei giocatori, che quest'anno non fanno la Champions. Ma non è che la stanno condizionando troppo gli infortuni, eh? Ma Milano è andata con mezzo reparto per ciascuno. Ho capito, però ha vinto. L'ho capito. Quello no, ma nel senso merito, che comunque ma... non è... comunque vuol dire che non ha una rosa, non ha una rosa così sgangherata, perché comunque no, se tu paragoni anche i reparti offensivi, offensivo secondo me è l'unico reparto secondo offensivo me, ce l'ha. Guarda, secondo me i quattro attaccanti della Juve sono cinque della, tu togli l'Indis, forse quello del Napoli. Vabbè, l'Inter è contato, Lautaro Thuram, no, però la è di livello. Ce l'ha. È di livello quello della Juve. Sì, sì, fortissimo. È di livello, io quindi... parlo di centrocampo e difesa. Centrocampo sono rimasti in tre, in quattro con Miretti e McKennie considerato centrocampista. In difesa senza Alessandro e Bremer sono rimasti Lugani, Gatti. Però centrocampo, una cosa vedo velocissima. Scusami. No, Ezio, una cosa velocissima. Centrocampo è vero, non sono lunghi, soprattutto dopo Pogba e dopo Fagioli, però non stanno usando ancora Ilin Junior e paradossalmente Nicolussi Caviglia.
Sì, beh, è una mezzala Ealing Junior. Sì, però capisci, mi parli di Ealing Junior, Nicolussi Caviglia. Le competitor hanno in panchina, non so, adesso l'Inter Frattesi, il Milan, abbiamo detto prima che mancavano l'off-to-sheek, però Bennacer, cioè, il Napoli. Io ti do ragione, Paolo. Nelle prime partite, le prime apparizioni che lui ha fatto alla Juventus, sembrava veramente quello che ti strappa. Prima parlavamo di Leao che ti strappa. Un po' più spregiudicata, dici. Adesso un po' di meno. Dopo il Sassuolo. E poi Vittoria, tu mi hai fatto l'elenco delle prossime avversarie della Juventus. Dopo il 4-2 col Sassuolo, dici, Paolo. Guarda che tu mi hai fatto l'elenco delle prossime avversarie. Verona, Fiorentina, Cagliari e la Fiorentina tolta. E io ti dico che contro Bologna e Sassuolo la Juve ha fatto un punto. Ah, sì, vero. Cioè, Bologna, ragazzi, Bologna peraltro con quella partita incriminata dell'1-1, perché Milan ha vinto a Bologna, ma ha fatto almeno due parate, tre decisive. Mignan ha preso un palo e Milan è andato in vantaggio, poi ha mantenuto il risultato, ma ha sofferto. Però l'Inter, come ha detto Paolo, ha vinto. Sì, vabbè, ma c'è la partita, poi, ma ci sono gli episodi, dai, ragazzi, su. No, no, ma io sono d'accordo, però alla fine l'Inter che la Juventus ha fatto fatica. Io ho pronosticato uno dei nostri. Sono d'accordo con voi che la Juventus la dobbiamo considerare per la lotta dello scudetto. Sì, sì, fin qua, certo, però ovvio. Oggi non possiamo dire che non è la favorita dal mio punto di vista, ma sicuramente. Ma è la favorita dopo l'Inter? O tu metti il Milan davanti? No, io penso che l'Inter sia. Se l'Inter non arriva la Juventus. Può arrivare la Juve per determinate dinamiche. Per Napoli, per però c'è Napoli vedere, che comunque è un'insidia, perché se mette a posto alcune, diciamo, dinamiche. E Napoli ha tanti campioni. Sono tutti lì, è 22-21-20, ragazzi. Una squadra che se non vai a modificare, se non vai a stravolgere e fai il tuo, come però, si dice, le volte. Però subisce, e la Juve subisce tantissimo il Napoli. Il Napoli subisce tantissimo. A 16 nazionale, Meretta ha fatto più parate in quella partita che in tutto il girone d'andata. Cosa direbbe il tifoso? È lì per parare. Hai capito? Ma chi fa questo mestiere deve andare oltre. Dico una cosa, Paolo. Sono d'accordo che il Napoli ha tanto campioni. La Juve a 16 nazionali. Sì, sì, ma certo. dicevo questo, lui diceva Juve, Napoli può rientrare, dico sì, perché ha tanti campioni, però non ha un'organizzazione di gioco che l'aiuta. No, e poi soprattutto Garcia non sta avendo un periodo rosso, secondo me non ragazzi, deve stravolgere determinate dinamiche e portarsi contro lui. E poi l'ultima cosa, Vittoria, Vlahovic e Chiesa, se Vlahovic e Chiesa ritornano a pieno regime, tanta roba. Infatti. Va bene, allora.